Ciao fragoline, benvenuti in questa nuova ricetta e ovviamente nella mia nuova cucina. Iniziamo a fare questi muffin che ho preso al Lidl, che è la prima volta che li compro e volevo farli insieme a voi. Ce ne sono dentro 12, cioè 12 da fare, e sono al mirtillo. Gli altri non mi piacevano, per cui diciamo che ho voluto provare questi. Voi dovete solo aggiungere due uova, l'acqua e l'olio, c'è scritto, e basta. E poi facciamo questi 12 muffin che proviamo. Allora, la marca è questa americana, per cui se per caso è buona, eccetera, ovviamente ve lo dirò a fine video, così almeno vi dirò se ne vale la pena spendere i soldi oppure no. Intanto vi dico anche che da adesso in poi, quando farò le ricette, a fine video farò anche l'assaggio, così almeno vi dico se è buono o non è buono. È una cosa un po' diversa, una cosa un po' particolare. Dato che a me piace cucinare, fare le ricette, allora piano piano vi faccio vedere quello che faccio. Allora, dietro c'è la preparazione, ma prima volevo farvi vedere dentro cosa c'è, per cui lo apriamo insieme e iniziamo la preparazione. Allora, vediamo dentro che cosa troviamo nella confezione. Dobbiamo aggiungere noi tre ingredienti. Allora, nella confezione troviamo gli stampini per i muffin, questi praticamente carta, 12. Poi troviamo il preparato per la torta, questo qua. E per finire questo, che credo che sono i lamponi. Sì, dovrebbero essere i lamponi schiacciati. Comunque, troviamo questo. Noi dobbiamo aggiungere due uova, 50 ml di acqua e ovviamente ho già preparato l'olio. L'olio 75 ml di olio. Io lo faccio con la mia macchinetta perché ho questa per impastare, per cui allora, dietro ci sono le istruzioni e in poche parole dice di aggiungere il preparato per muffin, le uova, l'olio e l'acqua. Una ciotola e amalgamare con lo sbattitore elettrico. Prima la velocità minima e poi la velocità massima, potenza per 3 minuti fino ad ottenere un compasto cremoso. Poi facciamo la cottura al forno dove dobbiamo mettere i 12 pirottini su una placca di forno. E con l'aiuto di due cucchiai distribuire l'impasto in modo uniforme. Poi basta, poi vabbè, possiamo andare avanti. Intanto mettiamo il preparato dei muffin, che è questo qua bianco dentro. Adesso vi alzo un po' così vedete anche voi. Allora, io ho già messo l'olio, adesso mettiamo questo dentro, mettiamo tutto, mi raccomando, tiratelo tutto, scusate, sulla mia mano. Poi c'è scritto di aggiungere le uova, l'olio e l'acqua. Allora, le uova
Mettiamo. Le tue uova, e l'acqua. Ok, adesso lo chiudiamo col coperchio. Bene il coperchio, ok. Io lo faccio andare per un minuto. Facciamo un minuto, velocità 4 normale, e poi dopo per altri 3 minuti, velocità più forte. Allora viene così. Adesso dobbiamo praticamente farlo andare ancora per altri 3 minuti a velocità, facciamo 6 per 3 minuti, per cui velocità 6 per 3 minuti. Ok, mettiamo i pirottini sulla teglia da forno, l'impasto è pronto e adesso prendiamo l'impasto con 2 cucchiai, lo mettiamo dentro e poi con questa, che ovviamente sono i mirtilli, va messa al centro e poi un altro impasto. Dobbiamo fare così. Sbattere così almeno prende la forma. Così, non so se lo vedete, e poi mettiamo un po' di questo al centro. Ovviamente al centro, ma io sbaglio sempre mira, non riesco mai a metterla al centro. E poi ancora un po' l'impasto. Praticamente così. Deve stare adesso, fate un pochettino così. Forse leggermente un po' troppo, per cui mettete un po' l'impasto, non tanto. Perché sennò poi non vi ci sta. Ok. Dovete fare così. Ok. E stessa cosa con questo.
così. E altro impasto sopra. Allora, io non so se vengono bene, comunque si fa così, c'è scritto. E niente, facciamo tutte 12 così. Allora, dato che ho messo troppo impasto qua dentro, non mi è bastato. Per cui mi sono venute così. Adesso la mettiamo nel forno. Allora, io l'ho messo a ventilato a 150 gradi per 20 minuti. Poi li controllo e vediamo se hanno bisogno ancora di cottura. Intanto iniziamo a metterli dentro nel forno. Mancano 9 minuti e direi che sono quasi pronte. Stranamente non è uscito dal bordo, meno male. E niente, aspettiamo. Intanto sono quasi pronti. Allora, direi che sono pronti dopo 20-25 minuti. Non sono fatti tanto bene, tantomeno non sono quasi uguale all'immagine. Cambiano un pochettino. Comunque vedo che sono abbastanza duri, cioè almeno non lo so, sembrano duri, nel senso l'impasto. Boh. Aspetto che si raffreddano un pochettino e poi faccio un piccolo assaggio per vedere se sono buoni e vi dico se ne vale la pena, vi consiglio di comprare ovviamente la confezione oppure no. Comunque dall'aspetto sono un po' così così, comunque vabbè. Aspettiamo un attimino perché sono bollenti ancora. E poi proviamo l'assaggio insieme. Allora, si sono raffreddati, proviamo ad assaggiarli e vedere se sono buoni. Dall'odore un po' di nausea. Comunque. Allora, vi dico la verità, non mi fanno tanto impazzire. Allora, non so se per l'impasto che non ho impastato come si deve in senso veloce, non lo so, ma basta. Ok. Dopo un po' mi rimangono un po'. Allora, sono un po' asciutti, vabbè, forse anche perché ho sbagliato anch'io un po' qualcosino. Ho messo troppo impasto, poi non ho messo troppi mirtilli, non lo so. Allora, diciamo che i mirtilli a me non è che mi piacciono tanto. Però non mi piace neanche l'impasto come è fatto, anche come gusto, non ne vado pazza perché se mi piace veramente un dolce, allora vi assicuro che ne vado pazza e lo mangio volentieri. Dico buonissimo, lo mangio e poi lo mangio veramente. Ma questi qua non
non è che mi piacciono così tanto, per cui nel mio parere bocciati. Preparazioni facili, per l'amor di Dio è facile, eccetera, ma per quello che costa, con l'impasto che non è che sia il migliore, direi bocciato. Per cui secondo me non ve le consiglio. Poi non lo so, fatemi sapere voi sotto nei commenti se l'avete provati a farli a casa e se vi sono piaciuti e ovviamente se sono buoni. Nel mio caso non mi piacciono, per cui sono bocciati. Adesso ovviamente un po' gliene do ai miei, anche perché non è che mi piacciono tanto, sinceramente. E, per cui direi che passiamo alla prossima ricetta. Anzi, di questa marca qua, americana, direi che non la compro più perché non mi piace. Proprio americani, proprio bocciati. Forse se erano i lamponi, non era tanto asciutto, forse secondo me sono più buoni. Ma così. Comunque, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti. Detto questo, spero che la ricetta pronta vi sia piaciuta. A me non tanto. Li farò assaggiare al mio ragazzo Massimo, poi vi farò sapere in un vlog se anche lui pensa come me oppure sono buoni. In ogni caso, questi qui colazione vanno bene, se no 4-5 gliene do anche i miei, così almeno me la se mangiano anche un po'. E niente. Un po'. No, comunque. Noi ci vediamo alla prossima ricetta e aspetterò qua i vostri commenti sulle prossime da provare o anche da preparare in casa, anche perché io queste cose non le prendo tutti i giorni. Comunque, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!